E anche questo mese apro la degusta box del mese di ottobre. Vabbè. Non attacca. Attacca! E qua... no, spoiler! Ho visto degli spoiler. Un po' di sbubba e si attacca. Non ce l'ho purtroppo a portata. Allora, sento delle robe... Ah, di nuovo sti cazzo di cosi. Oddio, che soddisfazione, aspetta. Che pru... Basta, io le prendo solo per questa cosa. Allora, Fonsis Loco Edition. Se non ti lecchi la fregna, godi solo a metà. Croccanti di mais al formaggio, no? È barrato gusto lime e cocco. Adoro. Sono al lime al cocco, non fritti. No, ma non sono neanche fritti. Cotti al forno. Fonsis, finalmente hai capito che il fritto ci fa venire il caghino. Ho visto la mano bucata. Beh, c'è chi lo è anni che ce l'ha e ci ha fatto una carriera, voglio dire. Ma sono verdi. Sono fluo. Allora, vediamo. Pallina, sei arrivata. Appena vedi il mangiare, arrivi, scrofazza. Cioè, raghi, sembrano gialli. Ciao, amore mio. Sembrano gialli, ma sono verdi fluo. Di cos'è che dovrebbero sapere? Di cocco, mango, poi qua, purucazze proprio. Di lime. No, di lime sì, cioè, oddio. Di limone. Ma che aspre! No, di lime sì. Però lime e limone come li distingui? Sa di limone. Per il resto, si fa mangiare, ma il cocco... Manco un bucazzo, vi giuro. Ma pure voi cercate quelli grossi. Cioè, detto così suona male. No, però io dei Fonsi mi hanno sempre esaltato quelli col diametro tipo gigante. Sempre dei Fonsi parlando. Mi esaltano un botto. Sono proprio lì che cerco quelli, quelli larghi. Sì, suona malissimo, me ne rendo conto. Comunque questi sono decenti. Cioè, sono decenti. Un buonini. Niente di eccezionale, buonini, ma almeno non sono fritti. Quindi lo fa prove e voto 5. Teobosis cheered, X3. You want a hot Dani, you want 5 anni, you better be allo Cicero Beach. Certo che si cerca quelli grossi, sono più piacevoli. Valera ZV cheered, X3. Croccanti snack di mais verde criptonite al gusto di lime e minchia gigante. È il gusto di minchia gigante che sento poco, è quello che mi dà un po' noia, però buono. Allora, poi abbiamo Fruitella 1, 2, 3 up. Che cazzo sono? Cioè, se, sono carini, però che vuol dire un 2, 3 up? Boh. Gli amanti della natura hanno ispirato Fruitella per creare delle incredibili... Cioè, sono cacata addosso, chi è lo stronzo? Che? Che? Ha delle bocchine! Sono cagata addosso! Cosa stavo dicendo? Gli amanti della natura hanno ispirato Fruitella per creare delle incredibili caramelle a tre strati dei gusti irresistibili, sempre con succo di frutta, aromi... Cazzo, caramella alla frutta! Caramelle gommose, gusto arancia e fragola. Ah, ma manco alla frutta, due cazzo di gusti! Vabbè, vediamo queste novità incredibili. Eccola qua. Guarda, amore mio, che buonina, amore. Mamma mia. Allora, senza glutine, solo colori naturali, ovvio. Solo aromi naturali, perché effettivamente si vede proprio la naturalezza di questi colori, cioè. No, li ho seminati ovunque. Comunque mangiabili? Sì. Ah! Sono
sono buoni, solo che sono larghi come una capocchia. Ma che cazzo di persone mi seguono? Il mestolo ficcato dietro. Beh, mi fa piacere. Pallino, con cosa stai giocando? Ah, per fortuna non con un mio dildo. Vabbè, voto 4. Sono mangiabili, ma sono delle facche in fruttella, gommoline. Dovrei assaggiare anche quello all'arancia, forse, ma forse no. Me lo tengo per dopo se altre robe non ci sono da assaggiare. No, ne ho presi due assieme. Ah, vabbè, ma sono la stessa cosa, no. Sono lo hacker. Raghi, sta box sta andando troppo bene. Secondo me sotto c'è veramente la sbamba. Allora, uno è dark milk e l'altro dark. Anche senza. Cioccolato al latte con crispies di wafer. Cioccolato fondente con crispies di wafer. Grazie, mi sono ficcato in culo. Vabbè, io ti chiamo così per praticità. Ah, gliel'hai regalato tu, bravo. Voglio vedere chi c'è dietro al mestolo ficcato nel culo. Grazie, ciccianza. Allora, apriamo questo qua bianco. Più avete nick di merda e più avete possibilità di essere di avere l'abbonamento. Allora, è così. Perché sa di posacenere? Sta cioccolata puzza di posacenere. Dovrei farmi due domande. Cioè, l'unica cosa merdosa della Loacker l'hanno messa nel pacco. Molto bene. Non lo so. Non mi convince, ma penso che sia perché prima mi sono mangiata questo, quindi sento i gusti mezzi spatagnati assieme. Proviamo questo fondente, anche se io odio la cioccolata fondente. Penso che sia una delle cose più orride che possano esistere. Questo è dark al 60%. Ci assegniamo dalle battute perché è una live. E vorrei conservarmi social. Molto bene. Incredibilmente è più buono questo. Pur schifando la cioccolata fondente. Piovono stronzette comunque anche effettivamente merito. Ma voi dovete sapere, le persone che mi seguono su Pognab, i nick più belli della storia. Vabbè, a partire da Ciola Matura, Capezzolo Curioso. Cioè, avete dei nick pazzeschi. Veramente apprezzo molto il fatto che vi iscriviate al mio canale Pognab con dei nick epici. Allora, questa, non so perché io odio cioccolato fondente, ma questa gli do tipo 5. L'ho fa prova e devo to 5. Questa, 3,5. Non so. A me, aspetta, riassaggio con la cioccolata fondente. Adele Booking Cheered X3 cazzonella peperona. Eh beh, certo, cazzone nella peperona o nella peperonata. Che tutto può essere. Valera ZV Cheered X3, la cioccolata è dito medio carnagione olivastra. Anche secondo me la cioccolata è dito medio carnagione olivastra. Proprio un pensiero che avevo qua. No raghi, è buona. Allora erano le fruttelle che hanno compromesso. 5 anche quella normale. Sorry. Uguale era fracida e c'ho l'amatore. Allora. Cosa? Cioè, prima ti mettono le peggio porcate con 413 calorie. E poi dietetic pocket. Pura dolcezza, dolcificante liquido senza conservanti, aspartame e glutine. Beh, assaggiamolo. Sono curiosa di vedere se è veramente zuccheroso. Non ha odore. Dove lo assaggio? Ma che merda! Dottor Scotti, ma cos'è? Ma cosa stracazzo è? Ma chi è che può mangiare sta merda? Ma dovrebbe essere solo zucchero, acqua, edulcoranti, sodio ciclammato, sodio saccarinato, acesulfame e potassio. Perché fa così schifo dunque?
Non lo so, ha un gusto stranissimo, super, la cosa più dolce che abbiate mai messo in bocca. Quella. Questo invece è la cosa più acida che sta uscendo dalla mia invece di bocca. Però, oltre ad essere dolce, sa tipo anche un po'... Oh, non lo so, di chimico, è orribile! Questo assolutamente lo fanno una prova ed voto Daniele Lo Cicero, la cosa più oscena che io abbia mai visto. ma che è quel roba? Sono incinta. I Lind, non mi interessa che non... Novità. Sono doppio cioccolato. Oh mio Dio. Il maestro cioccolatino. Allora, assaggiamo subito. Come fanno a essere doppio strato? Sono più larghi? Giusto per citare le fonzi più larghe. Vediamo. A me sembrano uguali. C'è anche il capezzolo. Allora, nel frattempo sembra un criceto. Ma fai perché c'è scritto novità. Doppio cioccolato. Sono uguali. Fottutamente uguali. Non lo cazzo è questa novità. Divini come sempre. Lo fa prova e voto 5, ma sono uguali. Anche se qua ho letto morbido ripieno al cioccolato fondente. Ma dove? Boh. Sì, approved. Sono incinta dopo questo. Dopo questo lindo. Cos'è? Ma mi stai pigliando per il culo? Ma puoi mettere una Coca-Cola zero zuccheri? Ma che cazzo è che non conosce la Coca-Cola? Ma what the fuck? Ah, però è il formato piccolino. Vabbè. No, è la birra. L'ha passata. Ma perché? Passata densa e corposa siciliana con date. Oh, magari è anche buona, però Cristo dai, cioè. Comunque, beh, la passata serve effettivamente. Fare un unboxing e trovare la passata, sì, assolutamente utilissima. Beh, sì. Beh, non mi fate mangiare la passata, vero? Quindi la passiamo. Pensavo che fosse la pasta. Sì. Alla pera. Trovo sempre chi mi apprezza per la mia naturalezza. Trovo sempre che chi scriva ste frasi abbia dei problemi esattamente come le battute del cucciolone. Ora manca la farina e pure la mozzarella e la pizza è servita. Ah, beh, sì. Lasagna in live. Ora l'hai detto, ti bevi un cucchiaio di passata. No, raghi, non mi bevo la passata, dai, cioè. Stefania ferma. Cosa vuoi? La passata la passiamo. Sì, lo dice la parola. I succhi alla pera fanno cagare, infatti l'altra volta era tropicale, vi ricordate? E tropicale è buono, ma il succo alla pera molto spesso fa cagare il cazzo. Quindi ora vi faccio sapere se anche questa fa cagare il cazzo. Neri o grigi? Rossi e arancioni? Leggings luccic... Perché è arrivato un sondaggio sulla passata? Chi è l'unica persona che ha votato no? Ti voglio bene. Raghi, è buono, ma la Sant'Al fa dei succhi pazzeschi. È buonissimo, pure a me il succo alla pera... Oddio, cos'è? Arriva dopo, arriva. Mi fa sempre impressione quel... Oddio, mi fa sembra che parta un porno. Raghi, questo lo fa proved. Se non vi piace la pera, questo vi farà cambiare idea, anche se questa tizia è inquietante. E ha delle battute di merda, ma chi se ne frega, dobbiamo solo ingoiare, non è che dobbiamo... Che detto così.
Pallino, scusate, ma c'è Pallino che sta... Vieni qui. La devi finire. I puzzini non sono tuoi amici. Gioca con le cimici. Ma c'è la casa piena di giochi. Pomodoro e sale. Ah, vabbè, non è neanche con l'aglio. Ma che cazzo sto trovando, i pregi che mi fate bere il datterino? Ora cibatene. Dai, ma che schifo. Io ho messo no, brava Laura. Chi altro? A parte che vabbè, puoi dire che hai messo no e poi hai messo sì, no? Mi fido, però. Valera Zvicird X3. Deliziosa passata di pomodoro con pezzettoni di mestruo secco. Ecco, con me invogliare. Adelebukin Cird X3. Puccia il Fonsis verde. Perché dai ste idee che poi vogliono che lo faccia? Vabbè, allora lo tengo per dopo. Lo tengo per ultimo perché c'è, già devo magari sbocco. Neri o oh, qualcosa di buono. Il fuse tea, tè, limone e lemongrass. I fuse tea secondo me battono di un pochino li sta tè. Ma di pochino. Sono veramente pazzeschi. Ora lo assaggio, ma penso che sia il classico. Top, top. Sono toppissimi. Poi possono anche senza zuccheri. Cioè, fuse tea, essa tè, bel tè, no, bel tè proprio non è neanche considerato tè, di bello c'è solo il bel del nome. Quindi assolutamente lo fa provare questo. Adelebukin Cird X3. Facciamole tirare un cioccolatino Lindor nella passata così si scioglie e glielo vediamo bere alla fine. Certo, ma che cazzo di... Ma che è? Il fuse tea sta di svelto detersivo piatti. Piovono stronzette, ma piovono anche stronzate. Ma no, ma basta! Basta! Non voglio le Coca-Cola! Ah, cos'è? Bauli, 7 cereali e semi. Da non confondere con 7 cereali e seme. Sono questi? Croissant, latte fresco e vaniglia. Oh, magari questi sono pazzeschi. Novità. Adelebukin Cird X3. Coca-Coline gemelle come le palle nelle non mie mutande. Molto bene. Novità più soffici e sfoglianti. Sfogliati. Ma che cazzo di novità è più soffice? Tanto lo scrivono, poi chi è che va a verificare i due livelli di sofficità? Grazie Ciccianza. Per chi è Francino che, non ha, che ha un nickname normale, c'è qualche cosa che mi sono persa? Ah, perché avevo mai messo che fai collezione di nickname strani. Allora, l'odore sembra buono. Valera Zvicird X3. Io direi a 5 subfonsis nella patata. Ok. Allora, sono con il seme, non si sa di chi, forse di un addetto. Latte fresco, vaniglia e cereali. Vediamo. Tanto facciamo la prova crema. Eccola. Allora, se non avessi letto il fuori, è un croissant alla crema pasticcera. Con dei problemi, perché ha dei pezzetti duri che sono i semi, che sono fastidiosissimi in bocca, perché sembra che ci siano tipo degli insetti. Cioè, vedete? Sembra che qualcosa sia andato storto, e invece no, è il più, è la novità. Questo voto... Questo è il mio voto, perché non è votabile. È un cazzo di croissant normalissimo, come sempre, voto 4, te, perché un croissant... No, 3 perché questi pezzi duri, i pezzi duri sotto i denti non ci piacciono. No, ma poi li vedi neri, metti che magari lo dai a qualcuno, dice ma tieni ti do un croissant, dice, ma che è sta roba? Ci sono i moscerini morti dentro, vedete i tocchetti? Non è propriamente il massimo. Pensavo fosse pasta, dai che non c'è la pasta.
Chocolesbi. Ah no, Leibniz. Avevo letto Chocolesbins. E dico, vabbè, sarà il nome. Cioco. Raghi! Basta, cazzo! Cioco Leibniz. Biscotto croccante incorniciato come il cornicione famoso. Da una tavoletta di cioccolato fondente. Basta, questo cioccolato fondente! Assaggiamo. Sono enormi. Sembrano dei smartphone. Ah, che carini. Col cioccolato fondente, grossi come veramente uno smartphone, cioè metti il pin per mangiarli. Love approved, sono degli oro choc uguali. Sono tutte cose già viste con altre marche. Tipo il Polenghi. Bellissimo, ci piace The Gusta Box. Collaboriamo a vita, anche se in realtà me le sto comprando, però vabbè. Buono, buono, l'ho fa prove del voto nonna Adele che dice sciucchia, sciucchia, circa. Com'è finito il sondaggio, Simo? Inutile che sto a chiedere perché immagino, però vabbè. Perché non lo vedo più? Non vedo il sondaggio, vabbè. Poi no, cazzo! La birra! No! No! No, raghi, non la bevo di nuovo. Non potete farmi imbriacare a tutte le cazzo di live. Non c'è più. C'è ancora un'altra cosa. I Brasil. I Brasil a cacao. Oddio, ma questi sono troppo i Palicao. Raghi, non somigliano troppo i Palicao, ve li ricordate? Vediamo se è anche di gusto, perché i Palicao sono inimitabili. Ecco perché Silver. Qualcuno sta parlando del telefono Silver di Simo, bello. Ma avete mai visto un pacco di biscotti che si apre da sopra? Ma che è, una pochette? Vado in giro. Sì, un attimo, prendo le chiavi di casa. Non c'entrano un cazzo quei Palicao. Però buoni. Sal di cioccolato. Adele Booking Cheered X3. Ora la Steffi si fa un aperitivo con il Fonzi sbucciato nella passata e un goccio di birra Bavaria. Certo! Come far, auto farsi venire acidità di stomaco. Sanno di... tipo di pan di stelle più secco però. L'ho fa prova e ho voto 4. Dei cazzo di biscotti, raghi, vi ripeto. La cosa più buona ovviamente sono questi. La birra, oddio, ma io la sto sbattendo. Ogni volta la devono smettere però di mettere la birra. Non la voglio. La Bavaria la puoi bere acqua. No, forse non ci siamo capiti. Io ho problemi con i moncherì. Strappati fananni. Grazie, Ilia. Buonasera, Steffi minore 3. Quanti gradi c'ha sta merda? 5 e mezzo, ok, come l'altra. No, non posso berla come acqua. Pasqualez 9 Cird X3. La Degusta Box complotta contro la loffa. La vuole ciucca. Sì, no, raghi, ma la sto sbattendo troppo e ho paura che mi si allaga per... No! Mi avete fatto sbattere la birra! No. Raghi, no. No. Mi si bagna il letto e poi mi puzza di birra. Sembro una barbona buttata sul cartone della Bauli. Raghi, non ci sono più quelli grossi. Li ho già presi tutti. Sgraffati fananni.
Grazie. Grazie Federico. Physics, se proprio dobbiamo dire grazie. Valera ZVC. No, allora no. Non vi siete ancora SUBBATI? Che aspettate? Con Amazon Prime è gratis. Cioè, no, 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 allora non ci siamo. L'unica parola che doveva leggere in inglese che è Prime, Amazon Prime. For what? Ciao amore mio. Guardate che carino. Sei l'amore della mia vita. Ciao. Ciao amore. Tipo, che troia ma... Cioè, mi ritrovo a non gradire le sub, cioè, capite? Per colpa vostra. Grazie! Quindi io non bevo la birra, questo è quanto. Grazie. Ah sì, ma non la bevo, non arriva... Sgraffati fananni. Ah, non erano questi i piani! Non erano questi! Dai, che palle! No, no, raghi, tutta la birra non Adele la bevo. Book in Cheer, X3, verrai e come se no ti mando la fabbrica del Polenghi a casa. Tra l'altro l'ho buttato quel Polenghi di merda, non lo bevo il latte di che esce dalle tette di altri esseri viventi, mi fa schifo. E l'ho buttato, cioè ho bevuto due dita, l'ho buttato perché poi è andato in acido in frigo una volta che era aperto. Devo bere sta schifo? O la birra? Non sto capendo. Teobosis Cheered, X3. Stavolta, essendo astemio, supporto la Loffina Cancelletto Frilittolfart. Frilittolfart. Valera ZV Cheered, X3. Dai su alla goccia. Ma quale goccia? Di piscio la goccia. Tanto apriamo questo, questa bellissima... Non riesco ad aprirla. Beh, quali sono i passaggi? L'ho aperta. Ditemi i passaggi. Abbasso i galli! Ma abbasso sto cazzo, no, i galli. Ditemi i passaggi. Tanto cerco come aprire sta cosa, ma so già che dovrò andare a prendere lo stura cosi. Sì, vado a prenderlo, va. Pasqualez 9 Cird, X3. Quella dell'altro mese aveva 2 gradi alcolici in meno a... Davvero? No... Dai, raghi! E ora? Adele Booking Cheer, X3. Ora prendi il Fonzis e lo pucci dentro. Ah, ok. Allora, dov'è il Fonzis? Oh, ma magari è anche buono. Magari sa tipo di salsa... Di salsa. Guarda, è buonissimo. Mi spiace deludervi, ma è buonissimo. Come sorseggia. Come... No, aspetta. Sorseggia. No, eravamo rimasti alla Fonzi. Non so se ce la faccio. Adele Booking Cheer. È schifo, X3. Ora ripeti la procedura con la birra. Beh, no, raga, c'è terribile, ha una consistenza orribile. Curecomb Cheer, X3. Passaggi. Prendi la birra, aprila, infila il beccuccio nel culo e fai la verticale. No, raga, col Fonzi ve lo consiglio, è un aperitivo power. Ah, sorseggia la birra, non la passata. Sono troppo stupida. Vabbè, ormai l'ho messa in bocca. Allora, sbaglio. Perché c'è una caramella buttata nel letto? Questo letto è la The Gusta Box, praticamente. Ah! Oh, oh, oh. Era chiusa. Mi sono cacata sotto. Mi sono vista la Bernarda piena di salsa da terino. Allora,
Allora. Che cos'era questo applauso? Allora. Raghi, io senza saperne leggere né scrivere e conoscendovi l'apro qua, perché so già che poi mi puzza tutto un letto di birra. Dani, cazzo, ce l'ho più in mano! Oddio, 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 oddio. Valera ZV Cird, X3. Se ci fosse stato Roby a sorpresa, sarebbe ovunque. Sta continuando a sbordare. Pasqualez 9 Cird, X3. Applausi per Fibra. Aspetta. Ma raga, io non posso aprirla, vedete, continua a sborracchiare. Gli sputi di birra. Raghi. E allora no? Giulia Compagno Cirp. Salvato? X3. Sono arrivata proprio nel momento della birrozza Y e... Assaggiamo sta merda. Curecomb Cird, X3. Se la raspanocci è normale che esca la schiumetta. Ma quanto è amara! Raghi, no! Ma è amarissima! Ma che schifo è! Perché è così amara? È amarissima! Adele Booking Cird, X3. Vai succhia succhia. Cioè, a parte che c'ha 16 km di schiuma sopra, ma è la birra più amara che abbia mai bevuto. Come se ne avessi mai bevute tante. L'altra è quella della degusta box. Beh, aspetta. Giulia Compagno Cird, X3. Era meglio la birra di El Cabron? Sì, era meglio. Almeno non sapeva di niente. Questa fa schifo. Cioè, raghi, l'ho guardata nel catalogo, già sfruttando come una scrofa. Guarda, l'ho bevuta fino a qui. Calcola la schiuma, sarà 16 bicchieri. Adele Booking Cird, X3. Cosa fa schiuma ma non è sapone? La B asterisco RRA. Sbraffanni fannanni. Minore 3 minore 3 minore 3 minore 3 minore 3 minore 3. Che schifo. Grazie Chiasan. Curizzino. Ma perché fa così ruttare la birra? Raghi, secondo me è sbocco. Vabbè, lo possiamo levare, tanto il problema l'abbiamo scampato. Togliamo la spazzatura. Ah, mio Dio! Ok, alla fine butto tutto. Sono già... Raghi, non smetto di ruttare. Allora, scegli le... Madonna, che caldo. Scegli nuove bottiglie con 100% plastica. Ma che cazzo me ne frega? Raghi, sto sudando come una scrofa. Raghi, fa schifo. Ma dai, ma perché fa tutta questa schiuma? Non è la borra. Raghi, mi sta sgocciolando il naso, mi è caduta tipo una goccia di moccico da qualche parte, mi sono sentita una goccia. L'ho sentita, l'avete sentita? No, come avete fatto a sentire? L'avete vista?
Ma che cazzo ne so? Adele Booking Cheered, X3. Ho intravisto le ascelle pezzate, si sta ubriacando. Raghi, sono sudata a marcia. No, raghi, non smetto di ruttare. Devo mangiare qualcosa. No, non mi fido di voi. So che fate partire. Adele Booking Cheered, X3. Hanno appena citofonato. Dove hanno citofonato? Un bicchiere e mezzo a bottiglia, che capo dici? Giù, 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 giù. Scola tutto d'un fiato e caccia il rutto della vita. Che vuol dire? Che schifo! Teobosis Cheered, X3. Mi sono perso la bevuta? Adele è bellissima. Non fate... Non fatelo mai... La birra e Sant'Alla alla pera. Ma che merda! Che merda! È orribile! Mi stava venendo un conato. Raghi, mi viene un po' lo sbocchino. Che ci starebbe anche. Dai, ma non è vero! Giulia Compagno Cheered, X3. Perché ho già in mente la Steffi che rutta in faccia a Pallino? Che canzone è? Adele Booking Cheered, X3. Ripropongo il metodo di Cureco. Metti la birra in culo e vai la testa in giù per tapparla. Bravi! È quello lì! Adele Booking Cheered, X3. Il tappo ormai è inutile per quella birra, che non è una birra ma un concentrato di sputazza. Come l'ho appena trovato? Che tempismo hai? Ma l'ho appena trovato. Invece funziona. Ah no. In realtà la schiuma secondo me è il mio sputo. Mi serve un fazzolo, mi sento che sto smoccicando. Ah no. Che non trovo un fazzoletto. Adele Booking Cheered, X3. Sei sudata o sei sbubbata HMMMMM? No, sono sudata. Basta, basta, basta. Oh no! C'era quello del moccico.
sento bagnata. Mi sa che mi sono pulita col moccico. E niente. Chiudo. Ciao. Era tua. Va bene. E questo è tutto. Ciao dalla Rufina. Buonanotte. E basta. Allenatevi, ogni tanto si fa qualche game. Infatti. Infatti. Ciao belli. Oh, yeah.